questo punto andiamo a realizzarci quindi il sistema particellare. P-Array, PicObject, sarà il nostro piano di riferimento. Andiamo a visualizzare 100% di particles, quantità di particles possiamo dare un numero molto basso a livello visivo, l'emitter lo portiamo all'emitter stop a 0, life naturalmente per quanto ci interessa, essendo il primo frame possiamo anche lasciarla tranquillamente a 0, non è un problema. Il grow e il fade lo portiamo a 0 e andiamo a visualizzare la nostra mesh. Naturalmente non abbiamo mesh ancora selezionata e quindi ci risulta difficile. Vediamo che però abbiamo 4 punti, poiché abbiamo comunque 4 nostre geometrie. Io potrei dare anche molti più punti per poter avere un effetto proprio del nostro, della nostra distribuzione sull'intera superficie. Adesso andiamo ad assegnare quindi la nostra geometria. Io posso anche scegliere varie distribuzioni, anche volendo, su determinati punti, su punti che possono essere un totale di 20, di 50, quindi su punti ben specifici, sull'intera geometria. E a particle type andiamo a scegliere la modalità di instance geometry. Quando scegliamo instance geometry abbiamo la possibilità di scegliere la nostra geometria da istanziare, quindi con pick object andiamo a scegliere il nostro plane 03, che in questo caso propriamente vado anche a rinominare con grass, così almeno avremo la definizione coerente. Andiamo a visualizzare modalità mesh, vediamo la distribuzione dei nostri elementi su di essa. Naturalmente possiamo andare a effettuare anche un lavoro differente che è inerente comunque anche al materiale, anche perché se adesso io vado a realizzare un primo render, tutti i miei elementi saranno di colore verde, cosa che invece, come giustamente dovrebbe essere, però vedo che sono verdi anche perché il mio P-Array è verde, quindi io posso tenere un azzurro e vedrò che saranno azzurri. Ma se io volessi mantenere i colori e quindi i materiali assegnati nella mia geometria che mi sono creato di madre con i vari fili d'erba, basterà sempre dal P-Array scegliere la possibilità di assegnare un materiale come la mia instance geometry. Quindi posso tranquillamente get material from instance geometry. A questo punto, se io vado ad applicare il materiale che ho selezionato prima, che mi sono realizzato prima con i multi sub-object, vedrò che saranno mantenuti questi miei elementi. Quindi andrò a renderizzare, avrò l'effetto del filo. Ovviamente sono un po' pochi, quindi io posso anche andare a aumentare la quantità. Naturalmente notiamo che non tutti sono propriamente posizionati in maniera perfetta, questo anche perché forse questa geometria va un attimo resettata come forma, quindi reset X-Form, reset Convert to Poly, ma vediamo che comunque non abbiamo la disposizione precisa sui nostri elementi. Naturalmente lo speed lo portiamo a 0 in modo tale, e la divergenza anche a 0 in modo tale che non ci siano rotation. Possiamo andare a disporre molti più elementi, possiamo variare anche la dimensione, quindi la size, andiamo a dare delle variazioni, per esempio 50, quindi avrò le variazioni in tutta la scena. E possiamo anche aumentare tranquillamente il numero di particles all'interno della mia. Avremo 500 elementi distribuiti sulla mia mesh.
naturalmente abbiamo una certa limitazione nella nostra generazione, poiché saranno molto molto simili, tutte molto molto uguali, perché non abbiamo comunque la possibilità di distribuirle e ruotarle in sensi solamente differenti. Possiamo visualizzarle come bande in box. Quando andremo a renderizzare avremo tale effetto. Se vogliamo molte più, sicuramente vogliamo creare molto più fitto, 1500, avremo degli effetti totalmente differenti. I vantaggi sicuramente sono che sono delle geometrie non reali, o comunque sono delle geometrie che possiamo anche andare a distribuire e poi dopo poter tranquillamente realizzare un baking delle stesse. Per realizzare un baking dobbiamo innanzitutto visualizzarle al 100%, quindi andiamo comunque a visualizzare un numero abbastanza inferiore per comodità di calcolo. Poi dobbiamo assegnare un mesher. Quando andiamo a creare un mesher, compound object, mesher, andiamo a pick object come. Una volta generati tali mesh, possiamo convertirle in editable to poly e poterle poi dopo elaborare come meglio crediamo. Uno dei grandi vantaggi di questa nostra strategia è che possiamo anche assegnare geometria animata al nostro P-Array.